si sono accese solo per te, regina della pace. Messaggio della regina della pace attraverso la veggente Miriana del 2 maggio 2011. Cari figli, Dio Padre mi manda affinché vi mostri la via della salvezza, perché Egli, figli miei, desidera salvarvi e non condannarvi. Perciò io come madre vi raduno attorno a me, perché col mio materno amore desidero aiutarvi a liberarvi dalla sporcizia del passato, a ricominciare a vivere e a vivere diversamente. Vi invito a risorgere in mio figlio. Con la confessione dei peccati rinunciate a tutto ciò che vi ha allontanato da mio figlio e ha reso la vostra vita vuota e infruttuosa. Dite col cuore sì al Padre e incamminatevi sulla strada della salvezza, su cui Egli vi chiama per mezzo dello Spirito Santo. Vi ringrazio. Poi la Madonna ha anche detto: io prego particolarmente per i pastori, perché Dio li aiuta ad essere accanto a voi con tutto il cuore. Dunque, cari amici, questo messaggio è particolare perché è una dimensione trinitaria, come spesso accade nei messaggi dati dalla regina della pace attraverso la veggente Miriana, dove appunto all'inizio del messaggio c'è proprio la figura del Padre, ed è un messaggio dunque trinitario e pasquale nel medesimo tempo, in quanto la Madonna ci invita a risorgere nel Figlio. E poi è già nella prospettiva, diciamo così, del tempo che porta alla Pentecoste, in quanto appunto in termini del messaggio c'è il richiamo allo Spirito Santo. Allora, cari amici, come vi ho detto, in cui messaggio di grande ampiezza teologica, trinitario e pasquale nel medesimo tempo, improntato al tempo liturgico che vediamo. In questo quadro vediamo adesso, cari amici, i singoli passaggi. Cari figli, Dio Padre mi manda. E questa è la prima volta che la Madonna dice di essere l'inviata dell'Onnipotente. Lei è l'ancella del Signore, lei ha servizio del Signore, è Dio che la manda. Dio Padre la manda perché per radunare le persone intorno al Figlio e per mezzo dello Spirito Santo che bussa alla porta dei cuori. Mi manda, attenzione cari amici, affinché vi mostri la via della salvezza, perché Egli, figli miei, desidera salvarvi e non condannarvi. Quindi il motivo dell'apparizione mariana, cari amici, è molto semplice, è quello di le apparizioni mariane hanno come scopo di aiutare la Chiesa e tutti noi a far sì che si realizzi l'opera della salvezza, l'opera della salvezza che prima di tutto la salvezza eterna delle anime, e quindi il raggiungimento della meta del paradiso, ma è anche, c'è anche un orizzonte temporale, nel senso proprio di aprire la strada del futuro nella speranza, e, come già detto la Madonna, se accoglierete il re della pace, questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace. Quindi la Madonna è inviata qui sulla terra da Dio Padre per indicarci la via della salvezza, la salvezza della propria anima, la via, chi ha detto io sono la via? È Gesù Cristo, perché Dio desidera salvarvi e non condannarvi. Quindi la Madonna ribadisce la volontà salvifica di Dio, come ci insegna San Paolo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità, come ha detto Gesù Cristo, soprattutto non per condannare, ma per salvare. Questo dunque è, diciamo così, la Madonna mette a fuoco la sua missione all'interno dell'opera della redenzione. Poi continua dicendo: perciò io come madre vi raduno attorno a me, perché col mio materno amore desidero aiutarvi a liberarvi dalla sporcizia del passato, a ricominciare a vivere e a vivere diversamente. Dunque la Madonna mette a fuoco la sua
personale missione che le è stata affidata dal padre è quella di radunarci attorno a lei, e questo avviene, cari amici, soprattutto attraverso l'accoglienza dei suoi messaggi e attraverso l'accoglienza di lei come madre. Perciò io come madre vi raduno attorno a me, cari amici, attenzione, perché la Madonna ci raduna attorno a lei per accompagnarci nel cammino di conversione. Perché col mio materno amore desidero aiutarvi a liberarvi dalla sporcizia del passato. La Madonna dunque viene per aiutarci a convertirci e lo fa col suo amore materno, con la sua presenza quotidiana, con la sua dolcezza, con la sua tenerezza, col suo intervento, con la sua intercessione per ottenerci grazie di conversione. Dunque la Madonna, come vedete, ribadisce che è qui per invitarci alla conversione, per riportarci a suo figlio. Perciò, come madre, vi raduno attorno a me perché col mio materno amore desidero aiutarvi, quindi la parola aiutarvi significa che ci deve essere anche la nostra buona volontà. Cioè la Madonna ci prende per mano, ci aiuta a risollevarci, però anche noi dobbiamo fare lo sforzo di sollevarci. Cosa vuol dire risollevarci? Cosa vuol dire convertirci? La Madonna è molto precisa, liberarvi dalla sporcizia del passato, cioè liberarci dalle catene del peccato, dalla sporcizia del peccato. E qui per lavarci, per purificarci, per rialzarci e per ricominciare a vivere, perché prima, perché ovviamente quando siamo in peccato mortale siamo morti, siamo come rami secchi, come tralci secchi di cui parla Gesù nel capitolo 15 di Giovanni, nella parabola del tralcio della vite, e la Madonna è qui per liberarci dalla sporcizia del passato perché ricominciamo a vivere, ma a vivere diversamente da prima. Cioè, come vedete, cari amici, la Madonna ci chiama a una nuova vita, cioè a una nuova nascita. E poi lo specifica, vi invito a risorgere il mio figlio, cioè alla fine dei tempi avremo anche noi la risurrezione della carne, ma prima è necessaria la risurrezione dell'anima. E questo avviene attraverso la conversione. La Madonna, cari amici, conosce i precetti della Chiesa, sa che uno dei precetti della Chiesa è proprio la confessione almeno una volta all'anno nel tempo pasquale, cioè anche il tempo che va dalla Pasqua, prima settimana santa, alla Pasqua, fino alla Pentecoste, il tempo pasquale, il tempo in cui adempiere al precetto di almeno la confessione una volta all'anno. Perciò ci dice la Madonna, con la confessione dei peccati rinunciate a tutto ciò che vi ha allontanato da mio figlio e ha reso la vostra vita vuota e infruttuosa. Quindi la Madonna, cari amici, specifica che il cammino di conversione, che significa liberarci dal male, dalla sporcizia del passato, che significa vivere una vita nuova e che significa risorgere in Gesù Cristo, si concretizza questo cammino, questo evento della conversione, con la confessione dei peccati. Attenzione però, che la confessione dei peccati comporta la rinuncia a tutto ciò che vi ha allontanato da mio figlio, cioè al peccato, e che ha reso la vostra vita vuota e fruttuosa. Cari amici, qui la Madonna ribadisce quella che è una verità del catechismo e che comunque è evangelica, e cioè che quando si è in peccato mortale si è rami secchi e nulla di ciò che facciamo fruttifica per la vita eterna. Per cui la vita è vuota e infruttuosa, come dice Gesù, un ramo staccato dalla vite è secco e non serve altro che ad essere preso e gettato nel fuoco per essere bruciato. Quindi si tratta, cari amici, di risorgere mediante la rinuncia al peccato e mediante la vita della grazia, che è la vera vita. L'ultima parte del messaggio, cari amici, rievoca ancora una volta la Madonna il suo sì, col quale lei ha detto io sono l'anciano del Signore. La Madonna ci dice: anche voi col cuore dite sì al Padre che vi chiama, che mi manda in mezzo a voi. Io vi chiamo sul suo mandato. E quindi la Madonna è qui a chiamarci in nome del Padre, perché seguiamo il Figlio, perché risorgiamo nel Figlio. La Madonna ci dice: dite col cuore, non con la bocca, col cuore, al Padre sì.
e incamminatevi sulla strada della salvezza, salvezza eterna dell'anima, cari amici, su cui egli vi chiama per mezzo dello Spirito Santo, perché è la voce del Padre che noi ascoltiamo attraverso l'invito di Maria a risorgere a vita nuova. Questa voce è accompagnata dalle ispirazioni, dalle illuminazioni, dai gemiti dello Spirito Santo, come li chiama San Paolo. La Madonna ringrazia e ancora una volta, cari amici, sottolinea che lei prega per i pastori, perché ci siano accanto a noi con tutto il cuore. La Madonna ha detto in un recente messaggio che lei trionferà con i suoi pastori. Leggiamo questo bellissimo messaggio, che è un straordinario affresco cristologico e trinitario, ma anche che traccia un magnifico cammino spirituale, che è un invito anche a valorizzare questo tempo pasquale per una rinascita della vita cristiana. Cari figli, Dio Padre mi manda affinché vi mostri la via della salvezza, perché egli, figli miei, desidera salvarvi e non condannarvi. Perciò io come madre vi raduno attorno a me, perché col mio materno amore desidero aiutarvi a liberarvi dalla sporcizia del passato, a ricominciare a vivere e a vivere diversamente. Vi invito a risorgere il mio figlio. Con la confessione dei peccati rinunciate a tutto ciò che vi ha allontanato da mio figlio e ha reso la vostra vita vuota e infruttuosa. Dite col cuore sì al Padre e camminatevi sulla via della salvezza su cui egli vi chiama per mezzo dello Spirito Santo. Vi ringrazio. Poi ha soggiunto, io prego particolarmente per i pastori perché Dio li aiuti ad essere accanto a voi con tutto il cuore.